Benvenuti sul mio canale. Ho preparato un quadrato di circa 14 centimetri. Lo piego in due. Lo giro e lo ripiego di nuovo. Cerco di essere precisa con la chiusura degli angoli. Ora lo vado a riaprire. Metto il dito indice giù al centro e piego il foglio sopra. Poi vado a piegare l'altra metà. L'incrocio dei fogli deve andare giusto alla metà. Vedete che se piego di nuovo è giusta la metà. Lo riapro e vado a disegnare un petalo. Con le misure mi sto aiutando col tappetino. Adesso, quando vado a tagliare, sistemo un po' il petalo. Se volete il petalo leggermente più lungo, andate a tagliare ancora un poco ai lati. Ed ecco, la sagoma ha 6 petali. Ora la potete riportare su ciò che volete. Ora preparo una sagoma ad 8 petali. Piego in diagonale, schiacciando bene sui bordi. Ripiego di nuovo. Come vedete, continuo a piegare, schiacciando bene i bordi. Per trovare la metà del petalo, lo vado a ripiegare in questo modo. Ora con la penna vado a disegnare un petalo. Io ho disegnato un petalo con la punta, però si può fare anche tonda. Quando taglio, faccio in modo che tutti i fogli sotto si taglino. Per avere una sagoma con i petali più lunghi, bisogna tagliare un altro poco. Questa è una sagoma ad 8 petali. Volendo, si può realizzare anche con un quadrato più grande. Ora vado a fare una sagoma con 4 petali. Con questa sagoma si possono realizzare anche delle rose. Realizzando una sagoma più grande, si può fare anche un fiore gigante. Ho disegnato mezzo petalo, lo vado a tagliare. Realizzando le sagome da sola, posso scegliere io le misure. Il video è terminato. Vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina.